eurodeputati per un giorno. Gli studenti di 6 istituti superiori di Napoli e provincia hanno simulato nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino una seduta di Parlamento europeo, una vera e propria assemblea regionale, dalla discussione alla votazione di risoluzioni da loro stessi redatte durante i lavori di commissione, presieduta da un comitato di universitari che hanno partecipato al progetto nelle precedenti edizioni. Noi siamo sempre orgogliosi e sempre emozionati dall'idea di rappresentare, sebbene in una simulazione, insomma, questo Parlamento europeo. Ci sono state presentate diverse problematiche analizzate in maniera divisa, diversa, sempre affrontate, almeno per quello che ho visto dalla mia esperienza personale, sempre con grande impegno, con grande serietà, conoscendo quelle che sono le realtà attuali e il bisogno appunto di risolvere problematiche anche particolarmente serie. La giornata si inserisce nel più ampio evento organizzato dal Model European Parliament Italia, associazione culturale che dal 96 unisce insegnanti e studenti, dalle scuole medie all'università, per promuovere una dimensione europea dell'educazione attraverso esperienze concrete di studio e confronto. Questo è il momento principale, quello secondo me più bello del MEP, in cui i singoli delegati si mettono realmente in gioco. C'è una fase precedente che è quella dei lavori di commissione, ma questa è quella che realmente vale in questo lavoro. I delegati si sentono realmente delegati, mettono in gioco quelle che sono le proprie idee e hanno la possibilità di discuterle e di difenderle.